contro ogni forma di discriminazione. Il futuro dell'ospedale oftalmico. Just the Woman I Am per la ricerca contro il cancro. Nella seduta del 23 febbraio l'Assemblea regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge contro ogni forma di discriminazione. Nella pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione di dipendenti dell'ipermercato Auchan di Corso Romania a Torino, cui è stata garantita la massima attenzione per l'apertura di un tavolo di crisi. In chiusura di seduta è proseguita la discussione sull'emergenza neve. In copertina! Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge contro ogni discriminazione e per la parità di trattamento. La legge fissa alcuni criteri generali e stabilisce norme per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni. Gli ambiti di intervento del provvedimento si riferiscono alla salute e alle prestazioni sanitarie, alle politiche sociali, al diritto alla casa, alla formazione professionale e all'istruzione, ai temi inerenti il lavoro, le attività sportive, ricreative e culturali, i trasporti, la comunicazione e la formazione del personale regionale. Il trasloco delle strutture attualmente presenti all'interno dell'ospedale oftalmico presso i due hub Città della Salute e San Giovanni Bosco avverrà presumibilmente entro il 2016. Porterà vantaggi a pazienti e operatori, migliorerà il livello delle prestazioni, la qualità dell'assistenza e la sicurezza. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Antonio Saitta in commissione. Le opposizioni hanno manifestato perplessità sui tempi e sui costi del trasferimento. Inoltre sono stati espressi timori sul mantenimento dell'attuale tempestività del servizio di emergenza. Domenica 6 marzo in Piazza San Carlo a Torino torna Just the Woman I Am, evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese con il CUS Torino a sostegno della ricerca sul cancro. Corsa o camminata, l'importante è scegliere di non mancare. L'obiettivo è comunicare i valori formativi dello sport e sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi dell'eliminazione della violenza di genere e della prevenzione dei tumori. Il Consiglio regionale parteciperà con un proprio gruppo.